Quando qualche giorno fa ci è stata comunicata la data della manifestazione per l'istituzione della caserma, ho detto a mio figlio, Luigi, organizzano una festa con il mio cugino. Gli si sono illuminati gli occhi e la sua immediata reazione è stata, quindi nonnucino torna. E io, vestendomi di tutta la forza e il coraggio che tu, papà, ci hai trasmesso dal primo giorno della nostra esistenza, gli ho risposto, no Luigi, nonnucino non ci sarà, però vedrà tutto e sarà contentissimo e di sicuro tanto orgoglioso. Ma ora lui è diventato un supereroe, proprio come i tuoi personaggi preferiti. È diventato il supereroe dei Vigili del Fuoco e continua ad indossare la sua divisa e il suo casco rosso con la fierezza e l'orgoglio di sempre. Era presente tutto il Vallo di Diano, seppur solo simbolicamente con il cuore, ieri a Sala Consilina, riunito presso la caserma dei Vigili del Fuoco, per ricordare il caporeparto e capo distaccamento Luigi Morello, deceduto lo scorso anno a causa del Covid. La dolorosa notizia della sua morte, avvenuta il 24 marzo del 2020, lasciò tutto il comprensorio basito, chiuso in un doloroso silenzio, dolore ancor più forte per l'impossibilità di salutare per l'ultima volta una persona che con o senza divisa addosso è stato parte integrante di una comunità come quella valdianese, portando avanti con tutte le sue forze e la sua passione gli ideali in cui credeva e che erano i valori su cui fondava il suo impegno di vigile del fuoco al servizio della gente e per la sua terra. Dopo molti mesi, finalmente ieri, grazie all'iniziativa fortemente voluta dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, l'architetto Rosa Deliseo, è stato possibile per tutti stringersi accanto alla moglie Enza e alle figlie di Luigi Morello, Tina e Francesca, e insieme ricordare e salutare degnamente chi non si è mai risparmiato e in ogni gesto, in ogni azione, in ogni parola ha cercato di lasciare un segno ed un insegnamento. Le istituzioni e i rappresentanti delle forze dell'ordine tutti non hanno voluto mancare all'evento che ha reso omaggio al grande vigile del fuoco con l'intitolazione del distaccamento di Sala Consilina proprio a Luigi Morello attraverso l'installazione di una stela in ricordo del servitore dello Stato non per eroismo ma per dovere e su cui è riportata una poesia che ricorda la presenza continua del caporeparto Luigi Morello in quel luogo tanto amato e tanto rispettato come seconda casa. E con la consegna alla famiglia della medaglia al merito, a testimonianza del lodevole servizio prestato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Quando ci è stato proposto questa iniziativa, quando ce ne hanno parlato, a noi è scoppiato il cuore di orgoglio, però sentivamo anche appunto la responsabilità, il peso di questo, che per molti è un simbolo, però per noi ha un significato importante, perché significa collegare ufficialmente, consacrare l'immagine di papà con quella dei Vigili del Fuoco e il legame tra papà e questo territorio. Quindi noi speriamo con l'esempio, con le nostre azioni, di portare avanti quelli che sono gli insegnamenti che papà ci ha trasmesso. Francesca, ti chiedo un particolare della vita di tuo padre, raccontiamolo anche ai nostri telespettatori. Lui chiamava tanto la sua divisa, lui viveva per questa divisa. Com'era a casa l'uomo con la divisa, anche se non la indossava? In un certo senso l'atteggiamento della Vigile del Fuoco lo portava anche a casa. Io ricordo i sabati sera in cui lui lavorava, quindi inevitabilmente era Vigile del Fuoco anche a casa, così come penso che forse era tanto papà anche in caserma. Lui era molto attento alla sicurezza stradale. Proprio perché, per quello che hai detto tu, cosa diresti oggi ai giovani che sono magari alla guida? Cioè, se riporteresti quelli che erano i suoi insegnamenti? Sicuramente direi innanzitutto di non rendere vani tutti gli insegnamenti che lui ci ha lasciato anche in questo. Io ricordo tante giornate in cui papà è stato assente per noi perché doveva partecipare a delle giornate di formazione nelle scuole, nei licei. Quindi innanzitutto di non rendere vano questo. E poi sicuramente rimetterci la testa, come diceva lui, che l'insegnamento forse è più banale, ma sicuramente l'unico da poter dare.